nuove, anche se familiari, sarà il richiamo del Pisco Montano, questa sarà questa icona che ci contraddistingue ormai da qualche secolo, sarà l'interesse per i lavori di Rosario Malizia, sempre prezioso, al quale non rubo più tempo, vi saluto, vi ringrazio, vi invito a trattenervi dopo la presentazione, ci sarà un piccolo snack che prepara Piercarlo. Grazie e buonasera. Allora, intanto vi ringrazio per la partecipazione e siamo arrivati al sesto appuntamento di questa piccola collana sull'Appia e non poteva mancare un numero sopra il Pisco Montano, in quanto tutti sanno, insomma, il Pisco Montano è un po' il simbolo della vita retrostante con Sant'Angelo. E questo è un lavoro totalmente inedito, nel senso che mentre i primi cinque erano la riproposizione di studi che avevo già fatto e pubblicato anni fa, insomma, aggiornati, e qui invece è stato realizzato ex novo. Non esiste allo stato attuale una monografia sul Pisco Montano, questa è la prima monografia sul Pisco Montano, che ha cercato un po' di raccogliere una serie di notizie sul mito, sulla storia, sui viaggiatori, fino praticamente ad arrivare a oggi, con una serie di notizie abbastanza nuove per il pubblico, il largo pubblico, e uno studio che in particolare ha fatto riferimento alle nuove ricerche della sovrintendenza, perché come ben sapete, ne abbiamo parlato quando abbiamo presentato l'anno scorso il Pisco, il Fonte Nettunio, la sovrintendenza qualche anno fa ha studiato in maniera analitica lo stato del Pisco ed è venuta insomma a capo di una serie di problemi che adesso tenteremo insomma un po' di vedere. Andiamo alla numero 2. Sì, purtroppo c'è un piccolo problema tecnico dovuto. Non ci vedo manco io, il problema tecnico sul problema tecnico. Allora, numero 2, eccola là, praticamente il Pisco Montano all'inizio del Novecento era questo, non c'era il muro attuale, il pendio del Colle arrivava fino alla strada e soprattutto sul piano morfologico più o meno è rimasto lo stesso, in quanto per fortuna essendo un po' al di fuori della città, quindi in zona periferica, hanno pensato nel 1909, quello vedremo, soltanto di addossare il famoso muro, ma si sono fermati là. Andiamo al numero 3. Il Pisco Montano è stato oggetto di diversi dipinti, acquerelli, disegni, eccetera. Possiamo dire che è lo scorcio di Terracina, insieme a Monte Sant'Angelo che sta dietro, più ritratto. E questa, ce la fai? Devi andare, la truppata per decine, quindi eccola qua. E queste rappresentazioni sono di vario tipo, nel senso ci sono quelle come questa qui di Achille Vianelli del 1855, molto realistiche, questo è un acquarello piccolo così, più o meno come la copertina del volumetto, ma rappresenta tutto, ci sono i fili gabbiani in cielo, una carrozza sotto il porticato dell'Albergo Reale, e il Pisco Montano appunto rappresentato in maniera molto realistica. Andiamo al numero 4 perché vediamo un'altra rappresentazione realistica, che eccola qua, che è quella appunto della Robertina, cioè Morgenstern, che è un pittore tedesco che ha dipinto tra il 1830 e il 1840, e ho contato fino adesso 6 quadri di Morgenstern o attribuiti a lui che rappresentano la stessa scena. Questo sicuramente è più bello, in quanto
abbiamo i pescatori, le barche, la rada di Terracina, eccetera, eccetera. Poi andiamo all'altro, c'è quest'altro, fra parentesi, questa raccolta di 6 quadri di Mogensen è dovuta sia a ricerca su internet, qui, no, numero 4. Quattro, questo. Esattamente, 4, eccola là, questa è un'altra, sono tutti in proprietà privata perché sono tutti stati vinti all'asta e quindi non sono in musei pubblici. Poi dovrebbe esserci il 4A, che è il seguente, Era questo qua. eccolo qua, questo pure è bello. 4B. Come vedete è sempre la stessa scena, cambiano i colori, cambiano i particolari, ma sempre Andiamo quello è. avanti. Andiamo avanti, siamo andati a 3. Eccolo là, questo è un altro. Andiamo avanti, vediamo l'altro. Ecco, questo è un altro. E infine abbiamo questo, che è appunto attribuito a lui. Quindi il Borgesten, come gli Anelli e tanti altri, insomma, rappresenta in maniera molto realistica il disco. Poi ci sono invece rappresentazioni un po' di fantasia. Andiamo avanti, che dovrebbe essere a questo punto il numero 5. Rappresentazioni di Questo lo fantasia. No, spingi tutto poi. no, questo. Tutto cinque. No, sei questo. Al 5, scusa, c'hai ragione. Oltre ai quadri, la cosa particolare è che il pisco è stato raffigurato pure in piatti, su piatti, dipinti a mano, della fine del Settecento e della prima metà dell'Ottocento. Che succedeva? Cioè, siccome il Grand Tour creava una vera e propria industria del turismo, quando questi ritornavano in Inghilterra o in Francia, acquistavano questi piatti, questo vasellame, con la raffigurazione dei posti, dei luoghi in cui loro in Italia erano stati. E di Terracina ce ne sono diversi. Questo è uno, questa è una scodella. Poi dovrebbe essere il 6 a questo punto. Ecco, questo è un altro. Questo è un altro, è in bianco e nero, no? Non perché sia la fotografia in bianco e nero, proprio il quadro, il piatto in bianco e nero. Poi abbiamo quest'altro, eccolo qua, no, Non passare è passato, quello prima. eccolo là, ecco quest'altro, sempre la stessa raffigurazione. Andiamo avanti perché a questo punto vediamo qual è il numero 8, esatto. No, No, abbiate pazienza, ma eccolo qua. E questo è un altro che rappresenta non la stampa di Smith, la fine del Settecento, ma quella del Brocador. Siamo insomma nella prima metà dell'Ottocento, la metà dell'Ottocento. Però la raffigurazione è sempre quella, è il fondato con il nome di Sant'Angelo. Fabio, scusa. Oh. Sì. Ecco, poi abbiamo invece le rappresentazioni irrealistiche, molto di fantasia. Questo è del Ducrot, siamo insomma nella seconda metà del Settecento, si vede appunto il Pisco Lontano, molto molto di fantasia, con tutte queste rocce che in effetti non esistono nella realtà. Andiamo avanti, e quindi abbiamo il numero 9. Spento. Quello là, esatto.
Poi abbiamo appunto una caratteristica particolare pure per il Grand Tour, cioè siccome questi posti in Italia erano molto visitati da questi viaggiatori stranieri, a un certo punto fecero queste riproduzioni, si chiamano le vedute ottiche. Che servivano a che cosa? A essere non proiettate, ma viste all'interno di una sorta di scatola o cassa di legno, se andiamo avanti la possiamo vedere, chiamata, eccola qua, chiamata Mondo Nuovo. Mondo Nuovo. Era fornita di una lente esterna. Chi voleva vedere si affacciava a questo foro con la lente, dentro c'era una candela che illuminava l'immagine che era sempre colorata. Andiamo avanti perché c'è appunto, ecco, questa è una stampa che fa vedere come funzionava questo mondo nuovo, per cui non c'era bisogno del buio, si facevano vedere queste immagini nelle piazze per le vie, perché l'immagine stava all'interno ed era illuminata appunto da questa candela. Ed era una delle forme del precinema, così si chiama, le forme del precinema. Poi c'è, ecco qua, questo è un altro aggeggio che serviva sempre per la visione di queste vedute ottiche, solo che non era all'esterno per l'estate, erano praticamente sistemate all'interno, quindi a uso privato. C'era una lente, poi uno specchio trasversale che faceva vedere alla rovescia l'immagine. Infatti, se avete fatto caso, quella veduta ottica sul piscomontano ha una scritta alla dritta e un'altra alla rovescia, proprio perché attraverso lo specchio e la lente si vedevano appunto queste immagini rovesciate. Andiamo avanti, ecco, questa è un'altra, un altro sempre di questi strumenti ottici. Andiamo avanti. Accanto alle rappresentazioni artistiche, i disegni, cioè, perché se dovessi far vedere tutte le raffigurazioni del Pisco, saremmo qua fino a domenica, non domani, ma quell'altra. Abbiamo anche le leggende del Pisco. E questa è la copertina di un testo negli anni 30 molto famoso di Evelino Leonardi, Le origini dell'uomo. Non a caso ha il Pisco Montano in copertina. Perché? Perché lui riteneva che il Pisco Montano fosse una delle colonne d'Ercole rimaste di un presunto continente atlantico. Quindi riferito all'Atlantide nel Mediterraneo, cioè di solito noi sappiamo che questa Atlantide è al di là delle colonne d'Ercole. Lui invece riteneva che fosse all'interno del Mediterraneo e il Piscomontano, secondo lui, costituiva una delle colonne d'Ercole, l'altra sarebbe scomparsa. Vedeva pure Giano Bifronte nel Piscomontano il taglio, secondo lui, è di milioni d'anni fa, cioè di quando appunto ci sarebbe stato questo continente poi sprofondato nel Mediterraneo, mentre le cifre incise, secondo lui, è giusto, erano romane. Quindi il taglio di milioni d'anni fa, le cifre invece romane. Ovviamente, insomma, è tutto campato per aria, perché sta proprio che non è così. Il Pisco certo che ha milioni d'anni, però non è che costituisse insomma le colonne d'Ercole. Andiamo avanti. Ecco, invece, qual è l'aspetto scientifico? Quello che si può vedere che riguarda la preistoria. E quindi abbiamo dopo Corta Napoletana, uccello Corta Napoletana, le tracce dei litodomi, cioè questi molluschi che forano la roccia. Creando appunto questi fori, questi buchi. Questo fra parentesi andiamo avanti, l'ingresso originario, ecco qua, della caverna che è stata riscoperta dalla sovrintendenza
e dove sarebbe collocato il famoso Nettuno in Fons, perché è rimasto soltanto il tratto occidentale, questa semicurva, quello invece orientale sarebbe stato distrutto dalla cava Tramonti che è stata impiantata lì negli anni 30, però da vedere questa cosa qua, insomma. Sta di fatto che una caverna formatasi, secondo gli studi della sovrintendenza, intorno a 100.000 anni fa nel Tirreniano. Questo vuol dire la scienza, non le colonne d'Ercole, eccetera. Andiamo avanti. Ecco, l'altra cosa che dice la scienza riguarda il taglio, che certo non è di milioni di anni fa, ma è stato fatto dai romani. Quando però, e questo è il grosso problema, perché secondo la tradizione, ben sappiamo, è di età traianea, quindi inizi secondo secolo d.C. Poi c'è stato chi ha ritenuto di retrodatare questo taglio, e quindi la rettifica dell'Appia, e quindi il porto, perché è tutto collegato, alla seconda metà del primo secolo avanti Cristo. Lavori e gli studi fatti dalla sovrintendenza hanno invece stabilito che la tradizione dovrebbe essere vera, dovrebbe essere corretta, perché le tracce lasciate dagli strumenti metallici dovrebbero essere appunto collegati all'età imperiale, cioè sono strumenti che le fonti, l'archeologia, anche quella sperimentale, dicono che sono di età imperiale. Quindi c'è un forte indizio a favore della datazione tradizionale. Andiamo avanti. Ecco, come è stato fatto il lavoro del taglio? Ovviamente tutto a mano. Tutto a mano, ma come? Lavorando, andiamo avanti, con la tecnica delle leve e dei cunei. Cioè, allora, con lo scalpello e la mazza si facevano delle incisioni, che vediamo sia in fotografia che nel disegno, più o meno profonde, in cui venivano inseriti dei cunei metallici. Poi si picchiava con un grosso martello e questo produceva il distacco della roccia. Andiamo avanti. Ecco, questa è un'altra foto che fa vedere come venivano prodotti appunto questi incavi, queste incisioni. Andiamo avanti. Ecco, poi che veniva fatto? Il tutto veniva rifinito con la subbia. La subbia è, se andiamo avanti, ecco, questi sono gli strumenti tipici del cavapietre. Oggi è un po' diverso, perché insomma non si fa a mano, però quando si faceva a mano era così. Quindi la subbia praticamente è uno scalpello a punta, è il terzo sia da destra che da sinistra, quella è la subbia. Per rifinire ulteriormente c'è la gradina, che è la quarta da sinistra, che ha delle punte, e quindi serve praticamente a rifinire in maniera perfetta la superficie, cosa che però non c'è stata per il taglio del fisco, perché il taglio del fisco è stato rifinito soltanto con la subbia, infatti si vedono chiaramente, esatto. La gradina invece, sempre per gli studi della sovrintendenza, è stata utilizzata per all'interno delle tabelle, con le incisioni, e per la lavorazione dell'edicola, che poi vedremo. Andiamo avanti. Ecco, questa è una fotografia del 1823 del Lugli, pubblicata sulla Forma Italia del Lugli, che fa vedere una parte di queste tabelle. Allora, le tabelle vanno dal numero 10 al numero 120 visibile, poi c'è un'ultima tabella, che poi vedremo quando è stata trovata, che è la numero 128, che è quella finale, quindi 128 piedi corrispondono a circa 38 metri di altezza. Tutto fatto a mano. Le tabelle si restringono man mano che vanno su, quindi le più alte sono le più strette, le più basse sono le più larghe, questo per dare una visione prospettica del tutto. Ovviamente il taglio è cominciato dall'alto, è normale, no? E quindi man mano si scendeva. Andiamo avanti, ecco, questa è l'ultima tabella visibile, la numero 120,
E questa è una foto dell'inizio del secolo, 1903 per l'esattezza. Andiamo avanti. Beh, questa è quella la numero uno. Aspetta. Ecco. No. Sì, sì, sì. Aspetta. Ecco. E questa è oggi, la bella numero 120, oggi. Come ben vedete sono tabule ansate, cioè hanno queste appendici a destra e a sinistra, e queste sono lavorate a gradina, cioè le tabelle sono lavorate a gradina rispetto, infatti voi vedete più liscia la superficie rispetto al sopra e sotto, che ha invece la lavorazione subbia. Andiamo avanti. Ecco, questa cosa l'avevo già fatta vedere nell'altra presentazione, quella del Fondo Nettunio, ed è un disegno della sovrintendenza che fa vedere i due percorsi, quello dell'Appia Traianea e quello più a monte, quello invece da loro scoperto, ma che era già stato individuato a livello teorico, è quello Paracostiro, che corre praticamente sopra gli scogli. E quello dovrebbe essere un percorso repubblicano, cioè precedente quello imperiale, perché il Piscomontano è ovvio che costituiva un grosso ostacolo. Quindi prima del taglio non è possibile che non fosse superato da una strada. E infatti loro hanno trovato questo tracciato, che dovrebbe essere del secondo secolo avanti Cristo. Andiamo avanti. Ecco qua. Allora, su che basi qualcuno ha fatto l'ipotesi che il Piscomontano fosse del primo secolo, il Piscomontano fosse del primo secolo avanti Cristo? Sulla base in particolare di questo rilievo. Questo rilievo è stato trovato nel 1853 a Terracina, nella zona dell'attuale piazza dei Cavalieri Vittorio Veneto, dove la passerella, per intenderci. Ci fu una lunga questione perché lo scopritore, l'ingegnere Mollari, che era l'ingegnere comunale ovviamente della politica pontina, lo teneva nel suo studio. Lo Stato volle acquistarlo, quindi ci fu insomma tutta una causa, eccetera, eccetera. Alla fine lo Stato l'ha acquistato e adesso sta al Museo Nazionale Romano a Roma, appunto. Allora, secondo qualcuno, questo rilievo individuerebbe i lavori fatti a Terracina, perché se vedete all'estremità sinistra ci sono degli operai che pare che stiano con i picconi scavando qualcosa. Poi al centro ci sono altri operai che sembra che stiano costruendo un faro, una torre, un faro, e poi a destra c'è un alto ufficiale che sta ordinando i lavori, per cui la tradizione ha individuato nell'alto ufficiale Traiano. Secondo queste altre ipotesi invece sarebbe Agrippa, quindi siamo appunto nel primo, nella seconda metà del primo secolo avanti Cristo. Quindi, secondo questa ricostruzione dei fatti, sarebbe appunto un rilievo che fa vedere i lavori sia al disco che al porto, no? Il faro, eccetera. Andiamo avanti. Ecco, invece, alla fine degli anni 90, e come giustamente dice la sovrintendenza, è uno studio che non è mai stato valorizzato e citato, malissimo, che non l'hanno fatto, è uscito uno studio, una monografia su Agrippa. Un capitolo, anzi un paragrafo di questa monografia, parla proprio del rilievo di Terracina. E chi ha capito la studiosa, si chiama Romeo, che ha capito questa studiosa, che praticamente questo rilievo non fa parte di un monumento pubblico, come si è sempre detto e ribadito, ma è parte dell'alzata del coperchio di un sarcofago cosiddetto urbano. I sarcofagi urbani sono questi qua, cioè sarcofagi di dimensioni monumentali, con un coperchio che ha sulla fronte un'alzata, si vede lì, no? Quindi, se questo è un frammento di un'alzata di coperchio di sarcofago, vuol dire che il committente non può essere certo il personaggio di rango che sta all'estrema destra,
ma dovrebbe essere invece, se torniamo un po' indietro, quella figura che viene ripetuta due volte, una al centro e una a sinistra, dovrebbe essere o l'architetto oppure l'imprenditore, quindi un privato in sostanza. Quindi dovrebbe essere il sarcofago di costui, e a questo punto i lavori potrebbero riguardare qualunque sito, non essendo un monumento onorario, come si pensava prima, ma essendo un sarcofago. Se questo era un architetto o un impresario edile, poteva essere quindi il rilievo riferito a qualunque lavoro che lui ha fatto in giro per l'impero. Cioè, salta quindi il discorso. Ma poi c'è un'altra questione da dire. Sempre la Romeo, su base stilistica, ha ritenuto che il rilievo, al di là del fatto che non c'entrerebbe nulla col Pisco Montano, eccetera, sarebbe non del primo secolo avanti, ma del secondo dopo. Poi c'è un'altra questione che complica le cose, perché la causa comunale è stata molto lunga, perché la commissione del Ministero all'epoca aveva ritenuto che questo fosse un falso. C'era il dubbio che fosse un falso. Lo Stato l'ha acquistato lo stesso, però il dubbio rimane. Il dubbio rimane. Andiamo avanti. Sì, questo è sempre... No, torniamo indietro, che era diversa l'altra. Ecco, allora, quindi avevamo detto che all'inizio del Novecento la situazione era questa qua. Che è successo nel 1909? Montani, che era il proprietario dell'attuale Villa Calvini, pensò bene di fare un muro, perché la proprietà attualmente Salvini arrivava fino a Pisco Montano, la proprietà Montani, oggi Salvini, arrivava fino a Pisco Montano. Quindi pensò bene di fare un muro, attaccandolo a Pisco Montano. Ovviamente interviene lo Stato, cioè la sovrintendenza, e effettua dei saggi, anche perché per fare le fondazioni del muro già era stato in parte scavato. Andiamo avanti. Ecco, questo è una parte del rilievo fatto in particolare per quanto riguarda la zona che ci interessa oggi, cioè del Pisco Montano. Andiamo avanti. E queste sono immagini ricavate dal sito dell'amico Bruno Lamela, che ringrazio per avermi consentito, insomma, di presentarle. E questo è un particolare del rilievo che fa vedere che hanno trovato sotto la strada, e quindi a ridosso del Pisco Montano, hanno trovato innanzitutto, segnalato dalla lettera D, una struttura, un'opera incerta, quindi di età repubblicana, che lo scopritore ha individuato come un sacello, cioè una struttura sacra, un piccolo santuario. Poi hanno trovato una scala che dava accesso appunto a questo sacello. Andiamo avanti. Questi sono i disegni originali, perché il rilievo, come abbiamo fatto vedere prima, è stato pubblicato su Unizia e Scali del 1909. Questi invece sono i disegni originali da cui è stato ricavato poi quel rilievo che abbiamo visto prima. Andiamo avanti. Eccolo qua. E questo è praticamente quello che hanno trovato proprio sotto il taglio del Pisco Montano. Cioè, hanno trovato due gradini, sul superiore c'era la tabella numero 128, infatti là c'è 128 appunto, che riporta il numero, e la crepitine, cioè il marciapiede della strada. Questo oggi non si vede più perché è stato poi di nuovo interrato, ma sta sotto. Andiamo avanti. Ecco, questa è la foto del sacello del 1909, la foto del 1909 del sacello, che quindi è stato trovato in quel pendio che abbiamo visto prima, no? Scavando quel pendio che abbiamo visto prima a ridosso del Pisco. Andiamo avanti. Ecco, questa è una foto del 1909 che fa vedere lo scavo a ridosso del Pisco. Infatti ci sono i cubi di terra. Questa è un'archeologa inglese che è passata qua, guarda caso, proprio nell'estate del 1909, e ha fotografato questa situazione. Andiamo avanti.
Ecco, questa è sempre una foto del 9 che fa vedere quello che hanno trovato a ridosso dell'Appia, cioè un porticato, i resti di un porticato. Andiamo avanti. No, questa è sempre, la faccio sempre. No, andiamo avanti. No, adesso è saltato. Devo dire, ecco, vedi un po', praticamente era, da vedere, ecco esattamente, da vedere come è la situazione oggi. Cioè abbiamo il muro che è stato poi realizzato, ma ci sono voluti vari anni perché pure qua c'è stata una causa, eccetera, eccetera, e la sovrintendenza ha imposto però la presenza del cancello, per farvi dire che cosa. Eccolo qua, per farvi vedere le strutture importanti che erano state trovate, cioè i resti di una scala Si vedono che sì, dal cancello, c'è si il vedono. cancello, basta affacciarsi al cancello e si Questa vede. viene I resti di una scala che conduceva dal porticato al piano superiore, che ovviamente non c'è più, andiamo avanti. Ecco, ma la cosa importante che ha scoperto questo scavo del 1909 è che anche il lato occidentale del disco è stato regolarizzato, cioè il taglio non è soltanto davanti, ma è anche ai lati. A est si vede ancora, invece a ovest, proprio perché è proprietà privata, poi per Dio, eccetera, non si riuscì a vedere. Questa è una foto appunto di Bruno Lamila che fa vedere come è oggi la situazione. Quindi il disco montano è stato regolarizzato sui tre lati, in sostanza. Ecco, questa è una stampa della seconda metà dell'Ottocento che fa vedere appunto com'era la situazione in quel secolo per quanto riguarda il lato orientale del disco. Come ben vedete, c'era il pendio pure di qua. Il pendio era sia a destra che a sinistra del disco. Andiamo avanti. E che succede negli anni 30 del Novecento? È inventata la famosa cava Tramonti, che è stata autorizzata dalla sovrintendenza, per cui i lavori sono stati fatti con i controlli della sovrintendenza, ma era una cava di ghiaia, perché in effetti era tutto lo scarico di sopra, non è che anzi, hanno invece scoperto. Queste sono sempre le foto della cava. Eccola qua, hanno invece scoperto delle strutture che non si vedevano più. Questa è un'esedra scavata pure lei nella roccia, che ci prova che tutta la parte a est del disco è stata lavorata. Infatti è stato calcolato che soltanto per il taglio del disco, la fronte, sono stati eliminati circa 13.500 metri cubi di roccia. Per tutta la parte a est del disco bisogna raddoppiare la quantità di roccia, per cui è stata tutta una sistemazione di carattere monumentale, perché era l'accesso da sud a Terracina, vedete? Ecco, e questa è la situazione attuale. Questa è l'altra pure l'emiciclo, in sostanza tutto pure scavato con la tecnica che abbiamo detto. Andiamo avanti. E in questo emiciclo c'è appunto la famosa esedra, la famosa edicola, lavorata appunto con la gradina che ho parlato. Cioè ci sono due semicolonne ai lati con dei capitelli molto rozzi e corinzi, dei gradini per accedere all'interno, e molto probabilmente anche questo era un sacello, perché i romani facevano così: quando facevano una grande opera ingegneristica, la mettevano sotto la protezione di una divinità. Andiamo avanti. Questo è un disegno inedito dell'inizio dell'Ottocento, che fa vedere come era allora e come oggi, a parte le scritte, insomma, l'edicola. Oh, ecco, allora, sempre nello studio della sovrintendenza è detto che un altro indizio a sostegno della datazione traianea sarebbe data proprio dall'edicola. Fatto
facendo il confronto con questo monumento che sta sul Danubio, che sta sul Danubio. È la famosa Tabula Traiana, è praticamente una struttura monumentale che realizzava Traiano per celebrare il lavoro di una strada che lui fece lungo appunto il Danubio, nella campagna contro i Daci, eccetera, eccetera. Andiamo avanti. Ecco, questa è la situazione attuale, perché quella di prima era una foto della prima metà del Novecento, questa è una foto attuale. Bisogna però stare attenti, perché io ho un po' approfondito questa questione, perché nello studio della provvidenza si dice appunto che questo sarebbe un confronto, ma in verità il primo che pubblica questo monumento, che è un testo del Seicento, purtroppo non ho l'immagine, fa vedere chiaramente che innanzitutto il timpano sopra non c'era nel Seicento, quindi non c'era nemmeno in era romana, primo. Secondo, le due colonne, quelle sono state realizzate in epoca recente perché il monumento, a causa la realizzazione di una diga, è stato smontato e rimontato sopra, a un altro livello. E per fare questo hanno creato questa sistemazione con le due colonne, eccetera. Quindi, cioè, non vedo tutte queste somiglianze fra la nostra edicola del Pisco Montano e questa qua allo stato d'origine. L'unico elemento, a parte insomma lo scopo celebrativo, potrebbe essere l'iscrizione che sta all'interno, che sta appunto dentro una tabula ansata. A noi la tabula c'è, ma non c'è più l'iscrizione perché era dipinta. Se andiamo un po' indietro a vedere l'edicola, la foto dell'edicola, abbiamo appunto c'è sopra questa tabula ansata, anepigrafe, cioè senza epigrafe, che probabilmente era dipinta. E questa è l'unica somiglianza, perché poi per il resto le due semicolonne sono state realizzate nella seconda metà del Novecento, negli anni 60, per quella sistemazione che abbiamo visto noi. Il frontone, perché pure questo ha un rozzo frontone, il frontone nel Seicento non c'era, quindi non c'era nemmeno in epoca romana, quindi non lo so, andrebbe preso un po' con le molle questo confronto. Andiamo avanti. Ecco, l'altra cosa interessante di cui abbiamo parlato è la famosa grotta riscoperta dalla sovrintendenza. Questo è l'interno, grazie a Paolo Giannetti, le foto sono le sue, e questo è l'interno, e sarebbe il sito da cui scaturiva il famoso Fonte Nettunio di cui abbiamo parlato l'altra volta, sempre appunto appartenente a 100.000 circa anni fa. Poi costruito, no? Come abbiamo detto l'altra volta, eccetera, eccetera. Eccolo là. Allora, come era il Pisco Montano prima del taglio? Ecco, molti dicono che la rappresentazione del taglio, del Pisco Montano del taglio, fosse questa. Allora, nel 1848, quindi a metà dell'Ottocento, in via Graziosa, che adesso non esiste più a Roma, quartiere Squilino, fu scoperta una domus romana. All'interno di questa domus romana furono trovati dei bellissimi dipinti affreschi con le avventure di Ulisse. Il primo di questi affreschi, che è questo, rappresenta i compagni di Ulisse nel paese delle Strigoni, che alcuni dicono che fosse appunto della Cina. La cosa particolare è che quello che si vede a sinistra somiglia tantissimo al Pisco prima del taglio. Molti dicono di no, perché siccome questi sono dipinti che farebbero riferimento a un repertorio ellenistico, quindi erano schizzi che giravano, eccetera, sta di fatto che la somiglianza è molto molto calzante, per cui al di là della fonte ellenistica può assicurare che chi ha per primo dipinto questa scena può darsi che abbia visto appunto il Pisco Montano, che certo la somiglianza è tremenda, insomma. Invece
Ecco, qual è la prima rappresentazione sicura del Pisco Montano? Sicura. La famosa mappa attribuita a Leonardo da Vinci, 1514-1515. Perché, questo è un particolare ovviamente, la presenta il Pisco Montano. Quindi questa è, perlomeno quello che sappiamo noi, la prima rappresentazione grafica nota del Pisco Montano. Andiamo avanti. La seconda è questa qua, di qualche anno dopo, il disegno di Labruzzi, di Peruzzi, scusate, Baldassare Peruzzi, che è venuto a Terracina e ha disegnato alcuni monumenti, fra cui le tabelle del Pisco Montano. Qualche anno dopo abbiamo San Gallo Giovane con un disegno più articolato, perché oltre al Pisco con le tabelle c'è la porta attuale napoletana. La montagna retrostante, gli scogli, eccetera. Se Fabio va un po' indietro alla mappa di Leonardo, si vede una cosa molto precisa che non mi pare sia stata notata prima. Il Pisco Montano in basso ha una grande apertura d'arco che ritorna nel disegno di San Gallo Giovane. Eccola là, la vedete? A destra delle tabelle c'è questa apertura ad arco che lui segna con questo tratteggio. Andiamo avanti. La stessa cosa risulta in alcuni disegni e stampe del Seicento. Qua c'è il Pisco Montano con la stessa apertura ad arco. Andiamo avanti. Questo è un altro disegno del Seicento, la stessa cosa, l'apertura ad arco. Andiamo avanti. Ecco, questo è un disegno di Dio Capponi, fondatore del museo capponiano, che nella sua ricostruzione del Pisco del Santuario Monte Sant'Angelo, anche lui ha messo la stessa apertura arcuata alla base del Pisco Montano. Ecco, che era quell'apertura? Siccome, come poi vedremo, le foto sempre di Bruno, oggi l'accesso non è possibile, ma praticamente dietro la famosa porta che sta alla base del Pisco c'è una caverna. C'è una caverna. Che è successo? Quando i romani hanno cominciato a tagliare il Pisco, hanno incontrato questa caverna, perché le rocce sono calcaree, no? Quindi hanno incontrato questa caverna. E quindi hanno creato, alla fine, dopo aver terminato il taglio, questa apertura arcuata. Il problema è che non sappiamo se in epoca romana era chiusa con un muro, come oggi, oppure fosse lasciata aperta. Sicuramente all'epoca di Leonardo era aperta. Era aperta, quindi la caverna era accessibile. La prima rappresentazione nota che fa vedere la situazione attuale, cioè la porta con la grande apertura murata è questa di Antonini degli ultimi decenni del Settecento. Infatti qua si vede come sta adesso, cioè una porta rettangolare con la finestra sopra sempre rettangolare e tutto il resto murato. Questa è la situazione attuale, no? Vedete un attimo una cosa. Il colore diverso fra la parte del taglio e il resto. Allora, questo è dovuto a un uso militare che hanno fatto i tedeschi della caverna. Perché? Perché ci sono fotografie precedenti la seconda guerra mondiale che fanno vedere sempre la caverna murata, ma con un muro caratterizzato da pietra a faccia vista con un po' di calce. Qui invece è perfettamente liscio, non solo, ma qua vabbè, si vede poco, ma basta andare lì a vedere, addirittura c'è la mimetizzazione di questo strato di calce che hanno dato, che riprende i tagli dalla subbia del Pisco, i tagli romani, no? Le tracce della subbia. Perché diciamo questo? Perché ci sono, cioè, anzi, c'è una foto, io Paolo, c'è una foto, una,
e ci sono testimonianze orali che dicono appunto che la rotta fu utilizzata dai tedeschi per impiantarvi un cannoncino a protezione del porto, a protezione del porto. E quindi che hanno dovuto fare? Hanno dovuto mimetizzare l'apertura. Il colore diverso è stato dovuto al tempo che ha praticamente reso gialletta questo strato che hanno dato, ma in origine sicuramente era dello stesso bianco della roccia, perfettamente mimetizzato. Andiamo avanti. E questo sono le foto di Bruno con l'interno di questa grotta. L'interno di questa grotta, andiamo avanti. No, queste sono sempre le immagini. È in piano? Sì. No, ma è molto alta. L'apertura originaria, quella che è stata murata, è circa di 8 metri. L'apertura. Perché aggiungere il livello, questo è quindi l'interno. Dove si trovava quella specie di bravo, di esatto, il cavalier torre, esattamente. E questo sempre l'interno, vedete un po' quella in fondo, quella scaletta, adesso vediamo l'immagine, questa scaletta molto molto precaria, descritta da Polloni Chitti nel 1981-82, porta che cosa? Alla torre che si vede dall'esterno di Porta Napoletana. È accessibile dall'interno. Quindi era quello il passaggio probabilmente? No, sicuramente, per accedere alla torre si passava da lì, no? C'era la scala che conduceva. La torre dovrebbe avere origini medievali, non è stata mai studiata, ma nemmeno la grotta è stata mai studiata. Andiamo avanti, su internet compaiono delle bellissime foto dall'alto fatte da lui. Questa ovviamente è la torre. Andiamo avanti, eccola qua. Se andiamo ancora avanti vediamo una cosa interessantissima, eccola qua, cioè praticamente con il drone si vede benissimo qual è innanzitutto la circonferenza della torre. Andiamo avanti. Ecco, ma la cosa interessantissima è che la metà posteriore della torre è scavata nella roccia, cioè la parte in muratura è soltanto quella che si vede dalla strada, ma la parte dietro è tutta scavata nella roccia ed è perfettamente levigata e sembra la stessa lavorazione del taglio del pisco. Io non l'ho scritto là, però lo lancio come proposta, insomma, lo dissi pure al professor Quinici. Siccome si è sempre detto che il pisco dovrebbe avere avuto in età romana il faro, perché c'era il faro del porto, ma il faro del pisco molto in alto poteva essere visto, e allora potrebbe pure essere, però ripeto, la cosa va studiata perché bisogna vedere se effettivamente potrebbe pure essere questa la sede del faro romano, poi riutilizzato e ricostruito in epoca medievale moderna per creare la torre a difesa della volta che sta sotto. Bisognerebbe fare uno studio. Sta di fatto, insomma, se andiamo avanti, ecco, dico, la roccia è perfettamente verificata. Nel Medioevo non facevano questo tipo di lavoro. Questo è un lavoro tipicamente dell'ingegneria romana. Ecco perché viene questo sospetto. Andiamo avanti. Ecco, la torre, ovviamente la torre aveva dei piani di legno, adesso non si vede più nulla perché è tutto crollato, no? Aveva dei piani di legno e la terrazza superiore sempre in legno. La torre era collegata alla cosiddetta fortezza di Viscontano, chiamata anche la Rocca, che si vede al di sopra del taglio. Tutto il pisco dovrebbe essere alto intorno ai 138-140 metri. Quindi al di sopra del taglio, quindi sopra i 40 metri, si vedono queste strutture. Andiamo avanti, che sempre da queste foto del drone possiamo vedere adesso da vicino, perché a parte Emilio Selvaggi e qualcun altro, Guadagnoli sicuramente, tutta
Guardatore sicuramente c'è, c'è andato, ma diciamo i comuni mortali non penso che ci siano andati. Allora, andiamo avanti. Sono strutture che fanno riferimento a questa fortezza del Pisco Montano, sicuramente esistente già in era medievale, ma le strutture che si vedono dovrebbero essere da moderna. Qui addirittura si vede una scala che conduce a quella che forse è una cisterna, forse, perché nei documenti si parla di una cisterna, perché ovviamente la guarnigione doveva stare là, doveva avere tutte le comodità. Andiamo avanti. Ecco, c'è un muro merlato con dei merli di protezione. Andiamo avanti. Beh, questo è sempre il suo discorso. Ecco il muro merlato. Andiamo avanti. Questa è la struttura più grande che si vede, era probabilmente la sede della guarnigione dove insomma dimoravano. Le fonti ci dicono che c'erano delle armi, ecco questo quel piccolo edificio coperto, c'erano delle armi, dei cannoncini, delle bombarde eccetera, mentre le munizioni venivano riposte e conservate nel castello, perché pare che fosse aperta soltanto l'estate questa guarnigione. Andiamo avanti, e ecco sempre queste belle foto dal drone. Oh, e questo è appunto questo camminamento che arriva fino in prossimità della torre, quindi è probabile che le strutture forse erano collegate. Andiamo avanti. Ecco, quella di cui è stata una foto presa dal sito di Paolo Giannetti. Purtroppo non è stato possibile recuperare la fonte, che dovrebbe essere l'archivio della rivista Life, la rivista americana Life. Si vede chiaramente che cosa? Innanzitutto che il disco in questa fase già ha quella mimetizzazione che vediamo adesso, e invece, ripeto, nelle foto degli anni 20 e 30 non aveva, era semplicemente un muro con sassi e calce. E poi la cosa interessante è che si intravede dalla finestra in alto spuntare un cannoncino. Mi diceva Paolo che pare insomma che questo cannoncino funzionasse ancora sì, dopo la ritirata dei tedeschi, dei ragazzi spararono a, esatto, una paranza. A una paranza, e poi ci mettono un sacco di botte, sì, dagli americani, perché appunto, cioè in sostanza l'arma era ancora con efficiente in canna. No? Andiamo avanti. L'altro monumento collegato al Pisco Montano, dopo la fortezza, la torre, eccetera, eccetera, è la porta napoletana. Quale porta napoletana? Perché la porta napoletana originaria era quella a Piazza Santa Domitilla, no? Poi è stata distrutta nella metà dell'Ottocento e il nome porta napoletana è stato attribuito a questo monumento. La porta sicuramente è di, non questa, cioè c'era già in era tardo antica una porta ripresa appunto in età medievale. Quella attuale è della fine del Settecento, perché è stata voluta da Pio VI. Siccome non gli piaceva il progetto per l'altra porta napoletana, quella di Terracina Alta, ritenne che doveva essere fatta, realizzare ex novo un'altra porta nella Terracina Bassa, quindi l'ingresso al Borgo Pio. Questo sarebbe l'ingresso al Borgo Pio, perché oggi non c'è più nulla dietro dopo la porta, ma fino al 1944 c'era un fabbricato del Borgo Pio, no? L'albergo reale, la dogana, eccetera, eccetera. Molto probabilmente l'anima interna è quella originale, perché Pio VI che ha fatto fatto realizzare le quattro semicolonne doriche e quindi il prospetto, i quattro merli ghibellini, sopra c'era l'epigrafe, anche qua manca perché pure questa era dipinta, e sopra ancora c'era lo stemma papale, c'era perché pure quello era in stucco dipinto, il colore che era andato via, è rimasta solo la forma scolpita.
L'importante è quello che ci dice un viaggiatore, Lalande, che è venuto a Terracina nel suo viaggio al Grand Tour nella seconda metà del Settecento, quindi prima dei lavori di Lo Sesto, che sono alla fine del Settecento, questa qua è proprio il 96, ci dice praticamente, ci parla di questo arco del Pisco Fontano in cui lui, su cui lui vede nel prospetto esterno lo stemma di Paolo II. Lo stemma di Paolo II. Vabbè, questo è il prospetto interno, questa è la foto sempre dall'alto, molto bella con il drone, e aspettiamo un attimo. Allora, questa è, questo è una stampa acquarellata del Settecento che fa vedere un'interpretazione artistica di questa porta napoletana, perché vedete, insomma, è un arco a sesto di passato, insomma, che non c'entra nulla con la realtà, come abbiamo anche in quest'altro, anche qua abbiamo una sorta di arco, non è una porta, è un arco. Qua però è sempre prima della porta di Pio VI. Questo invece è un disegno, poi passata a china, che fa vedere la porta durante i lavori di Pio VI, perché mancano i merli. Mancano i merli, c'è il fastigio superiore con lo stemma, ma mancano i merli, quindi il disegnatore è venuto poco prima che venisse completata, quindi poco prima del 96. Manca anche l'ultimo edificio, esattamente. Ecco, qua invece, questo è dell'inizio dell'Ottocento, fine Settecento, inizio Ottocento, il Castellan, che presenta la porta già conclusa, con i merli e tutto, insomma, no? Andiamo avanti. Ecco, questo è un altro disegno, sempre della prima metà dell'Ottocento, con la situazione attuale, e l'edificio che invece il disegno a china non arriva. Andiamo avanti. Ecco, che vede appunto lo stemma, il Lalande di Paolo II. Paolo II è il Papa che ha realizzato Palazzo Venezia a Roma. Siamo quindi nella seconda metà del 400. La cosa particolare è che le fonti non ci parlano di Paolo II che ha realizzato a Terracina questa porta o altro. Lui però, essendo un viaggiatore attendibile, ci dice che il prospetto esterno, prima dei lavori di Pio VI, aveva questo stemma. Quindi, presumibilmente, Paolo II ha fatto ricostruire o ristrutturare la porta medievale. La porta medievale è stata ristrutturata da Paolo II e poi ricostruita da Pio VI, che l'attuale porta che vediamo, insomma, no? Ecco, che è successo sempre negli anni 30 del Novecento? Come ben vedete, la porta costituiva un grosso problema per il traffico automobilistico. Questa è una cartolina, una bella cartolina con l'immagine di un'auto degli anni 30 e questi giovani ragazzi che si fanno fotografare davanti alla porta. Costituiva un grosso problema per il traffico automobilistico che cominciava all'epoca, insomma, a diventare problematico. Allora, che pensa l'ente che attualmente corrisponde all'ANAS? Di abbattere la porta. Cioè, in sostanza, siccome dà fastidio al traffico, la abbattiamo e quindi ci sono problemi. Ovviamente si muove la sovrintendenza, ma che state facendo? Quello è un monumento. E allora che cosa si decide di fare? Si decide di fare la predella esterna, andiamo avanti, di questo in parte abbiamo parlato l'altra volta sul fondo del tunnel. A Terracina c'era diceria che questa predella esterna sia stata fatta dagli americani. Non è una legge. Come una legge? Sia stata fatta dagli americani. Ora, vabbè, comunque la predella esterna, insomma, sia stata fatta dagli americani. E Trump mi sta in bolletta lui. Invece,
non è stata fatta né dagli americani né dai tedeschi, perché è stata fatta appunto alla fine degli anni 30, inizio anni 40, quando per i motivi che abbiamo detto adesso è stata realizzata questa strada all'esterno della porta napoletana, anche per un'altra ragione, perché nel frattempo era stata impiantata la cava Tramonti, che aveva un movimento di camion, e siccome i camion sotto la porta avevano difficoltà a passare, allora il comune ha pensato bene di fare questa bretella esterna. Quindi quando vengono i tedeschi e quando poi vengono gli americani, già c'era, per motivi di traffico, sta di fatto in sostanza che questo ha consentito la bretella esterna di salvaguardare la porta, che però è rimasta a quel punto isolata dall'abito, perché fino alla fine degli anni 30, inizio anni 40, la porta aveva l'abbia sotto di sé, sotto cui si passava. Adesso con la realizzazione della bretella, per la prima volta dopo migliaia di anni, la porta e quindi il pisco è stata separata dall'abbia, e questo, diciamo, da una parte è un bene, dall'altra è un male. Allora, vorrei concludere con la solita nota dolente. Abbiamo detto la stessa cosa. Questa è la zona più bella in assoluto di Terracina città, in quanto ha il mare, la montagna, il verde, i monumenti dalla preistoria fino a oggi, eccetera. Purtroppo è anche una delle zone più degradate della città. È diventato di montezzaio, è diventata terra di nessuno, per barboni, drogati, eccetera, eccetera. Non c'è un cartello, uno solo, che indica l'importanza della zona e dei vari monumenti, e l'accesso da sud di Terracina. Allora, un'altra volta, invitiamo chi di dovere, cioè i responsabili, l'amministrazione o chi per lei, a provvedere a valorizzare sul piano culturale, turistico, ambientale, eccetera, eccetera, la zona. Io ho finito, scusate i piccoli grazie. In sicurezza di Pisco Montano, perché è ancora transitata? Appunto, perché allora, il problema bisognerebbe chiederlo a chi non ha portato a termine, perché la messa in sicurezza è stata, le transine ancora ci sono, ma il problema è ancora un altro, ma al di là delle transine, perché non basta togliere le transine, dico là bisogna pulire, bisogna diserbare, bisogna più sporco più diventa il problema del vecchio depuratore. Poi c'era, sì, eravamo detto un'altra volta l'anno scorso, c'è la questione del vecchio depuratore, no? Cioè la zona più bella di Terracina vanno a piazzarci il depuratore. Tutti i scienziati da prima, no? Tutte persone acculturate. Sta di fatto in sostanza che tutte persone acculturate. Non so quando si riuscirà a mettere questa zona come quello che deve essere, insomma, no? Domande? Altre domande? Dove si trovava l'edicola sul Danubio? Allora, sta in Croazia addirittura, sta in Croazia, lo trovi sul volumetto il nome, che è il nome croato, non lo ricordo sinceramente, però sta lì, ed è una zona molto turistica, perché appunto, contrariamente all'Italia, dove abbiamo tantissime cose, proprio per questo non le valorizziamo, all'estero hanno una cosa, capito? Fanno bene, noi abbiamo troppe cose, quindi... è così, insomma. Vabbè, comunque, se non c'è altro, un accenno. Posso chiedere? Come no? Però scusi, innanzitutto per l'ignoranza, io ho capito bene quelle che lei ha detto. Quella che non riesco, perché mi è stato detto, in effetti, io non sono di Terracina. Le strutture che si vedono attualmente sono costruzioni tedesche. Ma sopra il pisco? Sopra, al centro.
Sì, vabbè, sopra il palio, no, quella è la cosiddetta casa di Mastrilli, Mastrilli non c'entra nulla, niente proprio. Quella praticamente è un fortino realizzato in epoca medievale e poi ripreso in epoca moderna, ha funzionato praticamente fino al Settecento. Era proprio la zona che era spomontano per la cinese, che dovrebbe essere pesco montano. Così diceva io, era la più impestata. Un termine con una radice addirittura pre-indoeuropea. E dovrebbe avere una valenza sacra perché anche altrove, Pisco Costanzo, eccetera, si ritrova questo nome. Poi in terra cinese noi diciamo Pisco, ma sulle carte ufficiale Pisco, che in italiano è Pisco. Questo che intende una rupe con l'origine del nome di Galupe, con valenza sacra. Allora, quindi sempre poi non è detto che siamo